Come in Cristo la natura umana asseconda pienamente quella divina e si pone al suo servizio, così avviene nella Chiesa per la sua realtà visibile nei confronti di quella spirituale. Lo ha sottolineato Papa Francesco all'udienza generale, soffermandosi sul tema «La Chiesa, realtà visibile e spirituale». Ai fedeli radunati in Piazza San Pietro, il Pontefice ha chiarito che la Sposa di Cristo, edificata nello Spirito Santo, è composta da tutti i battezzati, nonostante le fragilità e i limiti. Così la Chiesa non è fatta solo di vescovi, sacerdoti, persone consacrate, ma anche di tanti fratelli e sorelle battezzati che nel mondo credono, sperano ed amano. Da tutti coloro che seguono il Signore Gesù e che nel suo nome si fanno vicini agli ultimi e ai sofferenti, cercando di offrire un po' di sollievo, di conforto e di pace. Se guardiamo a Cristo, ha soggiunto Papa Francesco, non sbagliamo. Certo, possiamo essere motivo di scandalo, dare il cattivo esempio, allontanando le persone dalla fede, ma possiamo anche essere testimoni vivi di quello che ci ha insegnato il Figlio di Dio. Attraverso la sua realtà visibile, di tutto che si vede, i sacramenti, la testimonianza di tutti noi cristiani. La Chiesa è chiamata ogni giorno a farsi vicina ad ogni uomo, a cominciare da chi è povero, da chi soffre, da chi è emarginato, in modo da continuare a far sentire su tutti lo sguardo compassionevole e misericordioso di Gesù.